Ciao a tutti ragazzi e bentornati ad un'altra puntata delle avventure di Quit in Minecraft 1.8. Io ovviamente sono Quit. Sarete stanchi ormai di sentirmelo dire. E vediamo un po'. Oh Cristo, cosa ci riserva questa cavernucola. Sarà un episodio corto questo perché onestamente non ho avuto tempo di registrare, è molto tardi adesso. E quindi voglio che vada su il più in fretta possibile. Oop. Ho imparato qualcosa dalle custom map di Frenzy. Quindi vediamo un po' cos'altro c'è. Abbiamo tirato giù quei fastidiosissimi ragnetti del cavolo. E ora possiamo continuare l'esplorazione. Vediamo un po'. Di qua ci siamo stati. E di qua? Pure. Bene, ottimo. Però lì sopra no. Quindi facciamo così, 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 così. E così. Tiriamo giù questo. Perfetto. Oddio, quanto va avanti sta roba. È assurda. Ok. Qua è finita. Quindi torniamo. Aia, aia. Verso il crocevia di qua. Yes. È finita anche qua. Evidentemente l'abbiamo esplorata un po' tutta questa miniera. La prima volta che esploro tutta una miniera, perché di solito finisco sempre per lasciar perdere, siccome sono troppo lunghe e pericolose la maggior parte del tempo. Ok. Quindi qui ovviamente non c'è niente. Come diavolo ho fatto a salire fino lì sopra in quella velocità lì? Va bene. Fisiche di Minecraft, vi ringrazio. Di qua. Qui sotto c'è la Ravine, dove siamo già stati. Ok. Va bene, torniamo verso casa. È tempo per rinnovare un po' il nostro... la nostra casa. Raccogliamo un altro po' di materiale, già che ci siamo, dai. Su via, perché no? E poi portiamoci fuori il più in fretta possibile. Ok. Dio, devo trovare un modo più facile per salire. Che è veramente... all'omino di Minecraft staranno venendo ormai i cerchi alla testa con tutte le testate che sta prendendo. Ok. Perfetto. È anche notte. E io voglio incorporare questa parte qua nella nostra casetta. Quindi, siccome il cibo è una di quelle cose che ci serviranno sicuramente, qui abbiamo un bel po' di roba. Spezziamoci anche questo, perché no? Le torce ce le vogliamo tenere. Mettiamo questo. Da mangiare ce l'abbiamo. Altra redstone che non fa mai male. Lapislazzoli a volontà. Scale di legno. Pietra. Abbiamo poco legno. Sì, ne abbiamo proprio poco. Quindi ci toccherà fare un po' di esplorazione. Anche perché questa mappa è un po' piccola, onestamente. Cioè, c'è proprio niente sopra. Va bene. Recuperiamo un po' di oggetti che ci possono servire.
Anche questo ci potrà servire. Queste le voglio di sicuro perché. Ma però le useremo dopo. Questi, questi, questi e questi. Ok. Dovremmo avere tutto quello che ci serve. Sì. E mettiamoci a posto l'inventario. Perfetto. Forse la corda potremmo lasciarla giù, eh. Corda giù, perfetto. Andiamo a dormire. Che come Notch ci insegna è sempre qualcosa di molto pericoloso in Minecraft. Può sbucare uno scheletro o qualsiasi cosa ogni volta che si va a dormire. Perfetto. E poi andiamo verso la palude, che credo sia non di qua. No, è di là, perfetto. Allora, per quelli che pensano, ma taglia giù le case per avere il legno, non mi piace, non voglio rovinare il lavoro degli altri. Camminato lì sopra con una mappa in mano. Aia, no, non sono riuscito a fare il salto. Va bene. Op. No, alberi, alberi, alberi. Un'altra cosa che dovrei costruire è una serra da alberi, per forza. Però voi che sapete come vanno le mie case, saprete che ci sarà sicuramente una serra d'alberi interna. Perché dopo un po' mi stufo ad andare a prendere sempre in giro i materiali. Preferisco averli sotto mano. Ok. Grazie tanto di suo legno, signor albero. Un po' nativi, diciamo. Allora. Perfetto. Non ho ancora fatto una casa nell'albero in Minecraft, io. Da quando ho iniziato a giocare che voglio fare una casa nell'albero, invece non l'ho mai fatta. Quindi quella sarà una delle prossime cose che voglio fare. Una piccola casa nell'albero per i baby quit. Allora. Pezzi di legno. Assolutissimamente non sufficienti, ma proviamoci. Op, op, op. Qui c'è la casa con l'entrata molto utile. In alto. Corri. Freccia come non hai mai sfrecciato in vita tua. Ok. Eccoci qua. Allora. Facciamo così. Riempiamo questa parte qua. Yes. Ah! Tu fogliame, come osi fermare la mia creatività? Tu strapiombo, come osi fermare la mia creatività? Dovrò metterci della terra lì perché sapete che a me le cose che fluttuano non sono mai piaciute. Quindi poi metteremo anche quello. Oh, ni. No, ma forse 3 ci servono, dai. 3 si può fare. Anche 4, devo dire, sì. Ok. Ci sarà molta roba da coprire con la terra. Però va bene.
Per fortuna una cosa della quale non si è mai accorto in Minecraft è fottutissima terra. Quindi. Perfetto. Siamo a posto? Giovani belli e potenti? Sì. Ok. Ora. Queste parti di legno andranno distrutte. È strano come si faccia prima con un piccone con queste cose piuttosto che con un'ascia. Sì. Vabbè, a questo punto useremo semplicemente la mano perché sembra non aver nessuna differenza di velocità. E non voglio rompere un piccone e un'ascia così tanto per. Ah, noccio, perché hai dovuto usare le scale? Che poi queste le ho messe io, ma è un'altra questione. L'ho fatto solo per tenere l'estetica della casa uniforme. Grazie tante. Quindi. Perfetto, tutto quello che ci serve. Ok, ora bam bam bam. Ok, perfetto. Tecnica di costruzione 108. Vieni a me. Ok. Tac. Come si dice a Milano. Anche se quei legni lì attorno mi fanno altamente schifo. Quindi credo che li leverò. Ci metteremo dei ben più comodi half steps. E andiamo a completare la nostra costruzione. Ah, lag. Interessante. Perché lì è tutto di pietra. Ah, perché il tetto, ovviamente. Oh, ci siamo arrivati, perfetto. Nice. Ok, quindi un altro livello di tetto. Yeah. Quindi andiamo a chiudere bene il tutto. Arf. Bene, un'altra bellissima fila di scale da distruggere. Che goduria. Grazie, Noccio. Anche vorrei tentare di tenerla uniforme il tutto, quindi credo che questa parte sarà più che piatta. Ovviamente andrà anche illuminata ben bene, perché abbiamo. Perché senza illuminazione le piante non crescono. Ok. Plete. Giù e iniziamo la demolizione. Acqua ovunque. Non mi fermerai, acqua. Una buona fonte di legno perlomeno.
Non mi fermerete mai. A meno che non finisca le asce, però non le finirò. Che nessuno dica che non sono un quit preparato. Cosa che non sono, ma shh. Ok, quindi altri 47 pezzi di legno che andranno a corredare questa nostra fantastica serra di Cibari. Più che una serra è un orto. Sì. Direi che orto è la parola giusta. Orto Giuda. Le mie battute a mezzanotte ormai. Si vede che sono stanco e vecchio. Quindi, completiamo questa. Il tetto per questa casetta. Per questa parte della casa, più che altro. Poi dovremo picconarci la strada verso casa, verso l'interno. Dovremmo massacrare un pezzo di muro. Ah! Ah! Ce la potrò fare prima o poi. Lì. Perfetto. Ok. L'acqua non vuole proprio che io faccia il mio lavoro. Ma a noi va bene perché dell'acqua ce ne frega poco e niente, solo che sta diventando buio e se non ci muoviamo entrano i ragni. Perfetto. Sto rovinando tutto il raccolto, ma non ce ne importa, un fico secco. Tac. Ok. Op. Spero che voi possiate ancora vedere perché sta diventando piuttosto buio, però dovreste riuscire a vedere tranquillamente. Una pecora che bela nell'oscurità e nella sua solitudine notturna. No, non è da sola, ce ne sono un po'. L'abbiamo chiusa? Ti prego, dimmi che non rimarrà un buco come in Two Hearts on Minecraft. Sì, precisi, precisi, precisi. Quindi, un po' di luce, robe che esplodono perché non c'è luce. Ovviamente. Grazie. Ah. Lag. Notch non ne ha guardati molti di video di Minecraft che spiegavano sul come fare una fattoria efficiente. Perché questa è la cosa meno efficiente che abbia mai visto, devo dire. Guarda, neanche io ne ho guardati molti, ma sono sicuro che riuscirò a fare qualcosa di meglio. Quindi, tiriamo su tutta la terra. Sì, acqua ovunque, ci piace così. Mi hanno fatto una piscina piuttosto che un orto. Forse la terrò così. La piscina di Quit. No, ho fatto un buco nella piscina di Quit. Sto creando dei mulinelli di corrente che neanche il triangolo delle Bermuda. Va bene. Tanto vincerò io acqua, lo sai? Abbandonati a questo fatto. Ok. Quindi. Basta una cosa d'acqua ogni 4.
Dovrò andarmi a riprendere dell'acqua, vero? Certo, ovviamente. No! No, c'è entrato il bordo del muro. Non si può essere così sfigati. Va bene qua. Allora. Un secchio! E ne faremo anche un altro paio. Ok. Allora, non ne basterà uno. Perfetto. Né di là si esce. Non è bello uscire a quest'ora. Acqua, acqua. Ora puoi anche tapparti tutta, grazie. Che dai solo e unicamente fastidio. Merci. Quindi. Faremo la nostra fontana eterna dell'acqua. Perfetto. Dopodiché andiamo ad acchiappare queste. Non mi ricordo. Com'è che si fanno gli half steps? Oddio santissimo. Questi sono half steps però di cobblestone. Se io li volessi belli lissi. Non è che devo usare la stone normale, perché se devo usare la stone normale mi rifiuto altamente di farli. Però mi ricordo che si poteva farli. Faremo quelli di cobblestone normale. Facciamone una trentina, dovrebbero bastare. Perfetto. Tutto questo perché mi sono dimenticato altamente come fare le cose in cobblestone. Quindi, in primis, capiamo questi. E li mettiamo qui, in secundis. Leviamo il sostegno. In terzis, apriamo l'acqua park. Ok. Ora, se volete evitare di sentire sempre il rumore rompipalle dell'acqua che scorre. Vi toccherà riempirla. Praticamente tutta. E dopodiché tentare di scappare ai flutti maligni e continuare il vostro lavoro. Volete vedere che non ci basterà la terra? Ah! Dimmi che ce n'ho un'altra riserva da qualche parte. Ti prego, non dirmi che devo andare fuori. Sì, ne ho due. Bene. Ottimo. A cosa servono due pezzi di terra? Assolutamente a niente. A letto, signore e signori. Perfetto. Questa terra qua mi stava già dando già fastidio da prima, quindi eliminiamola. Ok. Tanto ne abbiamo quanta ne vogliamo fuori a sto giro, quindi. Io ho un'idea poi per questo pezzo. Sì. Ok. Quindi accattiamo ancora un po' di slabs. Mettiamo sopra. Dopodiché
Piazziamo anche del dirt qua. Arf! Fuori ancora. Mi preparo mai abbastanza io per questi episodi di costruzione. È una cosa che mi accorgo, ahimè, essere il mio tallone d'Achille. Oh, prete. A posto. Ok. Perfetto. Ora, come al solito, rimuoviamo. Né, non mappa questa. Perfetto. Ok. Acqua. Io odio l'acqua. Soprattutto quando non mi fa fare il mio lavoro. Ok, ne manca solo una. O due. Facciamo due per tanto per sicurezza. Sì, infatti, ecco lì. Perfetto. Fuori di qua. Prendiamo i nostri pezzi di terra. Questo perché la canna da zucchero cresce solo direttamente di fianco all'acqua, quindi siccome qua non abbiamo spazio per fare una fila da 4, ho deciso che metteremo la canna da zucchero, il che mi sembra la cosa più giusta. Dopodiché andiamo qui, acchiappiamo semi e canna da zucchero con questi nostri bellissimi stecchini, ci facciamo una zappa. Poi ci facciamo anche una chest per raccogliere i frutti del nostro lavoro, più o meno. Ok. E iniziamo a zappare. Perfetto. Dopodiché facciamo lo stesso in tutti questi punti. Ok. Perfetto. E abbiamo costruito queste passerelle perché, se non lo sapete, magari siete nuovi di Minecraft e quindi non avete seguito le mie serie precedenti, se si cammina, come ho fatto io in questo momento, su delle parti di terreno fertili, lo shift non serve assolutamente a niente su queste cose. Qualcuno mi spiega perché non posso piazzare dei semi lì. Va bene. Semi hanno deciso che vogliono. Ma. Arf. Sarà a che fare con l'illuminazione. Succedeva anche nell'altra. In un'altra casa che avevo io. E sembra avere a che fare con l'illuminazione. Sì. Quindi aggiungeremo anche delle torce qui. Questa rimarrà così per il momento perché non abbiamo altri semi. Mentre qui invece piazzeremo file e file della nostra bellissima canna da zucchero. Che magari ci servirà, magari no, non lo sapremo mai.
Anche perché io tendo a fare tutto questo lavoro, metterle tutte qui e poi non raccoglierle mai nella vita. Si potrebbe fare una cosa un po' più ottimizzata con i pistoni, eccetera, eccetera, ma io sono un uomo che ama lavorare. Va bene. Ok. E quindi niente, ragazzi, questa è la nostra piccola serra. Adesso lavorerò per migliorarla. Tu sei inutile lì, ma veramente inutile. Adesso lavorerò per migliorarla, stavo dicendo. E con questo credo che possiamo salutarci. Io sono Quit, da un piccolo episodio di Minecraft. Ciao a tutti.